oggi facciamo la video ricetta dei muffin che qualcuno ha visto già fatti, ma li stiamo facendo come video ricetta. Allora, io ho già preparato tutti gli ingredienti, quindi ho messo del fruttosio, ricotta, yogurt greco, albumi, farina con del lievito. Allora, adesso andiamo a miscelare i vari ingredienti per fare i nostri meravigliosi muffin. Allora, montiamo innanzitutto gli albumi. Eccoci qua. Adesso cominciamo a preparare questi altri ingredienti, farina e lievito. Mettiamo il nostro yogurt. Zucchero, che è il fruttosio, migliore per quanto riguarda la glicemia, la nostra ricottina, ok, e adesso pian pianino andiamo ad inserire gli albumi con molta delicatezza perché altrimenti perdono la loro montatura. Pochino, piano piano, molto semplici, pratici, veloci, buonissimi, fit perché abbiamo messo la parte proteica del yogurt greco, abbiamo messo la ricottina, gli albumi, pochissimo dolcificante, quindi il fruttosio, molto delicatamente mettiamo, facciamo assorbire, vedete, sono ottimi per la colazione ma anche per dopo aver fatto un allenamento, buon profumo già di yogurt greco. Abbiamo amalgamato tutti gli ingredienti, adesso li andiamo a mettere dentro ai nostri pierottini che io già ho preparato perché ho quelli in alluminio, ma li ho rivestiti di carta forno. Questa la togliamo. Allora, per farli più golosi potete mettere dentro delle gocce di cioccolato, potete mettere della granella di zucchero, possiamo metterle delle more che abbiamo tra l'altro ricevuto adesso, molto fresche fresche, buonissime. E quindi adesso togliamo questo, come avete visto è velocissimo, andiamo a mettere, allora, per ogni perottino andiamo a mettere 2 cucchiai, non riempiteli troppo perché altrimenti poi rischiamo che esce fuori. Allora, possiamo fare poi li mettiamo in forno a 180 gradi per 30 minuti. Considerate che io ho utilizzato una farina senza glutine, quindi dipende dal vostro forno, dipende dall'umidità del composto, quindi fate attenzione a non bruciarli. Ok. Ed eccoli qua. 8 muffin. Potevamo fare anche qualcuno in più, almeno 9 riuscivamo a farne. Eccoli qua.
Adesso li mettiamo in forno e poi vi faremo vedere il lavoro finito. Eccoli qua. Per una meravigliosa colazione o un dopo attività sportiva, semplici, pratici, veloci. Ci vogliono, avete visto, pochissimi minuti a prepararli, 30 minuti nella preparazione in forno e poi buon appetito. Ciao!